In questa videoguida vedremo come utilizzare al meglio il forum di supporto del software gestionale Ready Pro. Il forum di supporto è lo strumento principale per mezzo del quale un utente può richiedere aiuto sull'utilizzo di Ready Pro e ottenere risposte in merito a problematiche tecniche di base che non richiedono l'ausilio del servizio di teleassistenza da parte dei tecnici. Le migliaia di domande già inserite da altri utilizzatori di Ready Pro permettono inoltre di approfondire l'uso di alcune procedure grazie alla lettura delle risposte già presenti. Questa forma di assistenza è del tutto gratuita e permette a chiunque di accedere ad un valido supporto. L'accesso al forum di supporto può avvenire direttamente aprendo l'URL www.readypro.it/forum oppure direttamente dall'interno del gestionale Ready Pro dal menu Info Forum di supporto che indica i tre passi principali per l'utilizzo del forum. La registrazione del proprio account se non già eseguita precedentemente. L'accesso al forum per controllare se esiste già una risposta ad un quesito o problema simile. L'inserimento di una nuova domanda. Se vogliamo accedere direttamente al forum, clicchiamo sul pulsante Vai al forum di supporto. Dando un rapido sguardo alla struttura del forum, possiamo notare che è suddiviso in aree di supporto in base alle procedure presenti in Ready Pro, gestionale, e-commerce, marketplace, eccetera. La ricerca di argomenti all'interno del forum può avvenire essenzialmente in due modi, o tramite la navigazione nelle aree e sottoaree di argomenti, oppure per ricerca tramite parole chiave. Ad esempio, se abbiamo bisogno di consultare un argomento inerente alla gestione magazzino, clicchiamo sull'area relativa, all'interno della quale troviamo altre sottoaree più specifiche che contengono a loro volta i singoli quesiti posti da tutti gli altri utenti di Ready Pro. Ogni quesito è contrassegnato da un simbolo che troviamo spiegato nella leggenda fondo pagina. Ad esempio, la spunta verde significa che il quesito posto al team sviluppatori è stato risolto. Entrando nel dettaglio del quesito, possiamo vedere innanzitutto la domanda posta dall'utente e la relativa risposta del team di Ready Pro, corredata eventualmente da immagini. Nella parte superiore della pagina si trova il percorso di navigazione effettuato, che è possibile percorrere anche a ritroso. Se vogliamo invece effettuare una ricerca per parole chiave, è sufficiente impostarla nell'area di ricerca. Qui troviamo ad esempio tutte le discussioni inerenti ai criteri di ricerca impostati, a prescindere dall'area di competenza della discussione, che possiamo notare sotto al titolo. Se non abbiamo trovato una risposta ad un problema tramite la ricerca sul forum, allora possiamo inserire una nuova domanda. Per creare una nuova domanda, occorre prima di tutto accedere all'area utente tramite le proprie credenziali. Le credenziali sono le stesse utilizzabili per l'accesso al sito www.readypro.it, che possono quindi essere state definite al momento della prima registrazione al sito, oppure ricevute via email al momento dell'acquisto della licenza d'uso del software. Può succedere però che al momento di inserire le nostre credenziali non le ricordiamo più. In questo caso occorre attivare la procedura di reimpostazione della password dal modulo di registrazione utenti del sito di Ready Pro, inserendo il proprio indirizzo email. Dopo pochi minuti possiamo trovare all'interno della nostra casella di posta elettronica un messaggio contenente un link di accesso alla pagina Reimposta Password, che ci consente di definire una nuova password.
Nel caso in cui il sistema ci segnala che l'indirizzo email che abbiamo indicato non è quello utilizzato a suo tempo per la registrazione, allora occorre inoltrare una richiesta via email all'ufficio commerciale di Codice all'indirizzo commerciale@codice.it per chiedere una conferma dei dati con cui si è stati registrati. Torniamo alla pagina principale del forum di supporto e inseriamo le nostre credenziali di accesso. Al primo accesso ci viene richiesto di inserire un nickname, ovvero un nome virtuale con cui verremo identificati sul forum dagli altri utenti. Selezioniamo quindi l'area pertinente alla nuova discussione che dobbiamo creare. L'inserimento del quesito è di fatto molto semplice. Basta compilare un titolo ben chiaro e non generico in merito alla problematica e una descrizione semplice e circostanziata del problema, evitando di essere prolissi. Inoltre, è possibile anche allegare una o più immagini inerenti al problema, facendo attenzione a non eccedere con le dimensioni e utilizzando estensioni grafiche leggere come file di tipo JPEG o PNG. Occorre fare attenzione nel caso inoltriamo allegati con dati sensibili come nomi di anagrafiche, password e codici privati a richiedere la trasformazione del quesito in modalità privata in modo da nasconderla a tutti gli altri utenti. Infine, tramite il pulsante invia, inoltriamo il quesito al team di supporto che avrà cura di rispondere nel più breve tempo possibile. Per controllare gli aggiornamenti dei propri quesiti inoltrati, possiamo cliccare sull'icona menu principale del forum e selezionare la voce I tuoi messaggi. In questa pagina sono elencate solo le discussioni create da noi e tramite i simboli posti a fianco dei titoli possiamo vedere se il quesito è stato risolto o risulta ancora aperto. Cliccando sul titolo è sempre possibile consultare il dettaglio della discussione e replicare ad un'eventuale risposta ricevuta.